certo, per quello che dico è molto opinabile. Pozzis, lo hai ricordato tu, grandissimo giocatore, non solo Pana, non solo Panathinaikos, ma anche Real Madrid, anche Dinamo Mosca, anche NBA, con 28 partite all'attivo. E chiaramente l'arrivo a Milano, salutato da una grande, grande attesa, poi in realtà le aspettative non sono state sempre completamente rispettate. Si riparte comunque, 7 minuti e 10 di questo primo quarto, interrotto a lungo proprio per un problema al tabellone. 8-5 per la formazione in attacco. Adesso il Erston su Taylor si sgancia e riceve Brunner, che ha anche il tiro e trova il tiro dalla grandissima. Brunner è un giocatore davvero molto pericoloso e difficile da marcare per Milano, perché come vedete può anche tirare da tre. Sì, senza contare che questa è la sesta realizzazione sui 12 tentativi per Brunner. Tira poco, ma tira col 50%. Mentre dall'altra parte c'è stato il primo tentativo di post basso per Airston, e ha subito guadagnato un fallo da Taylor, che ha cercato da dietro di portargli via la palla. L'anticipo di Taylor giudicato falloso da Guerino Cerebuk, consegnato da parte di Melli per Green, che si butta dentro, scarica per Burusis, impunta Burusis, che poi alza il pallone ma preferisce riservirlo nuovamente a Green. Poi Burusis si stacca verso il fondo, riceve, prova a far saltare, riesce a far saltare Taylor, corregge. C'era un mismatch, era finito Slanina su Burusis. Gentile non ha fatto altro che fare un letterale cross al centro per Burusis. Si rinnova adesso il duello tra Brunner e Burusis. Poi Antonutti mette palla a terra, prova a buttarsi dentro Andrea Cinciarini, che richiama al taglio lungo la linea di fondo Brunner. Il fallo è dell'ex reggiano Melli. Non pochi pick and roll, non poche difficoltà per Milano sui pick and roll. Burusis è spesso in ritardo, quindi c'è molto spazio per Brunner. Eccolo ancora lo statunitense di passaporto svizzero, entrambi i genitori sono in realtà proprio svizzeri. Penetra, scarica per Slanina, il tiro è uscito male dalla mano di Slanina, pallone che ritorna in possesso della formazione milanese. Cinciarini va subito a incoraggiare Slanina, che si lamenta anche per un tocco sul gomito nel precedente tiro. Marques Green ancora a sfruttare il blocco di Burusis, poi la palla gira dall'altra parte per Gentile, in post si rinnova il duello tra Burusis, spalla a canestro, Slanina va all'aiuto, Gentile trova ancora Burusis con un buon gioco a due, Melli fa saltare Taylor e non riesce però a trovare la via del canestro. Antonutti al rimbalzo, accenna a correre Reggio Emilia, la transizione difensiva è buona da parte di Milano, ancora però il blocco di Brunner, stavolta Cinciarini non c'entra il bersaglio. Fallo di Cinciarini sul tentativo di penetrazione con l'aiuto di Burusis da parte di Green. Spacca in due l'aiuto, il tentativo quasi di raddoppio con lo show di Brunner. Marcus Green, che in palleggio ovviamente tiene la palla talmente vicino al terreno che è impossibile portargliela via, riesce soprattutto col suo fisico a passare anche in spazi dove normalmente non si riesce a passare. E questo per chi dice che la palla canestro deve essere esclusivamente cosa per grandi. Il pick and roll di Burusis, poi bravo Gentile a tagliare diagonalmente. C'è stato un raddoppio su Burusis, che ha aspettato anziché attaccare, ha visto tutto Gentile, ha tagliato molto bene al lato debole. Il vantaggio di statura di Burusis ha visto immediatamente, ha chiamato il taglio di Alessandro Gentile a canestro, 11-9, due punti di vantaggio per la formazione reggiana. Taylor si lotta al rimbalzo, bravo Andrea Cinciarini che vede Antonutti che va a schiacciare. Che schiacciata Antonutti, bravissimo Cinciarini, prima di tutto a prendere il rimbalzo, poi aspettare l'arrivo di Antonutti, che ha preso bene il tempo, ha schiacciato in testa a Melli e soprattutto ha subito il fallo per un potenziale gioco da tre punti. Regalino di compleanno per Michele Antonutti da Udine, che è andato a schiacciare, abbiamo detto, delle sue percentuali nel tiro da tre con il 51,9%, ma Antonutti viaggia a un rispettabile 58 e passa anche per quanto riguarda le conclusioni più vicine a canestro. Antonutti che sta davvero
segnando la stagione di Reggio Emilia con oltre 10 punti di media a partita. Terzo punto centrato per Reggio Emilia che ricaccia indietro Milano. Alessandro Gentile a testa bassa fino in fondo, questo è l'Alessandro Gentile che piace. E credo che questa però non sia l'attenzione difensiva che piace a Menetti, troppo facile come un coltello nel burro Gentile contro la difesa reggiana. Adesso in campo con il numero 4 Mladen Jeremic, ancora il gioco a due tra Cinciarini e Brunner che mette dentro il suo settimo tiro dalla grande sui 13 tentativi finora espletati in questo campionato. Dall'altra parte anche Brusis ha il tiro dalla grande, vuole farlo vedere senza successo. Fino ad ora veramente incontenibile il classico asse play pivot di Reggio Emilia. Prova Taylor che si fa stoppare e fino ad ora Airstone su Taylor sta funzionando. Gentile ancora prova a buttarsi dentro un'altra volta, ma Reggio Emilia stringe le maglie difensive. Brunner, l'aiuto di Jeremic, ma Milano segna in questo caso. Ottima circolazione di palla da Gentile via Marcus Green e a Airstone per il passaggio dentro ancora una volta a Burusis, che questa volta per non sbagliare ha schiacciato. Quinto e sesto punto per Ioannis Burusis in questo primo quarto, 3 minuti e 26 da giocare. Prova a sganciarsi Taylor che però non trova ancora la via del canestro e allora corre Milano. Gentile cerca di andar via e questa volta però il suo scarico è poco felice. Antonutti capisce tutto e allora è Reggio Emilia dall'altra parte a correre. Un passaggio di troppo quello di Donnell Taylor che fortunosamente però riesce a mantenere il possesso della palla e adesso cerca di sfruttare chiaramente l'evidente mismatch con Marcus Green. Ancora un pallone vagante, questa volta conquistato da Milano. Taylor non riesce a tenere Gentile che schiaccia per i due punti milanesi. È una Trekvalder strana quella uscita dallo stop, proprio perché mi sembra abbia perso quell'intensità che aveva all'inizio, soprattutto in difesa. Reggio Emilia reduce da due vittorie consecutive contro Roma e contro Biella. Abbiamo già detto dell'ottimo 2013 milanese, se si esclude la brutta figura rimediata in Coppa Italia. Prova ad andare via Andrea Cinciarini a Burusis, quasi ci riesce a trovare il canestro, pallone che danza, Burusis alza il braccio sul contropiede milanese, poi però è Fozzis tornato in campo a non trattenere la palla in mano. Aveva condotto abbastanza bene il contropiede Milano, salvo poi Marcus Green ha cercato un passaggio dentro a Fozzis quando c'era completamente libero alla sua sinistra Malik Airstone, che comunque fino a questo momento adesso va a riposarsi in panchina per lasciare spazio a Langford. Ha disputato un'ottima partita difensiva su Donald Taylor che a sua volta va in panchina. In campo allora Kid Langford, la stella mancina di Milano, miglior marcatore con oltre 15 punti e mezzo a partita della formazione in maglia rossa dell'Emporio Armani. Antonutti, poi Brunner che va a bloccare per Jeremic che non riesce però a trovare lo spazio, ancora un blocco, bravo Jeremic in questo caso a girare intorno a Gentile. Facilissima penetrazione di Jeremic con la mano destra. Langford e Fozzis, il pick and roll, poi il pallone sporcato dalla retina, Gentile cerca di andare via lungo la linea di fondo, lo scarico è però poco preciso, può provare a correre con il suo primo possesso, Troy Bell ritornato in maglia reggiana. Brutta palla persa in attacco da Milano con il passaggio tentato di Gentile Radosevic. Dall'altra parte Troy Bell si presenta, o meglio si ripresenta a Reggio Emilia con una palla recuperata. Jeremic non ci pensa due volte ad armare il braccio, si sgomita abbondantemente, ci si strattona pesantemente tra Radosevic e Brunner. È stato molto bravo Brunner a non farsi tagliare fuori, ci ha provato in tutte le maniere Radosevic, commettendo però fallo, cercando di aggrapparsi al braccio di Brunner. Si sfida molto muscolare e intanto si prepara ad entrare dalla panchina milanese un altro giocatore che con Reggio Emilia ha scritto, che insieme a Reggio Emilia ha scritto davvero una bella storia d'amore, ovvero sia Gianluca Basile.
riceve Antonutti per Andrea Cinciarini, che chiama in causa proprio Troy Bell. In campo insieme i due, con l'intenzione di Menetti di utilizzare Bell in questo caso come guardia tiratrice. Alza la sospensione Jeremic e va a segno. Bene Jeremic con il palleggio, arresto e tiro senza forzare. Eccolo il Baso dal 95 al 99, proprio in maglia pallacanestro reggiana. Fozzis il tiro da tre, ne abbiamo parlato, a segno. Immediatamente a segno Fozzis, che non dimentichiamo ha un discreto 47.8 da tre. Tra i primi cinque giocatori per il tiro da tre, prova a proteggersi col corpo e trova il canestro Cinciarini. Molto bene Cinciarini proteggendosi ed evitando l'arrivo di Fozzis dal lato debole. Ultimi 35 secondi, va a sfiorare il pallone Riccardo Cervi, possesso però mantenuto fortunosamente da Milano nonostante il sacrificio di Bell. È proprio Basile che scheggia il ferro, Troy Bell, 25 secondi, prova a correre Reggio Emilia, nell'angolo Jeremic, forse non è precisissimo lo scarico di Bell, in questo caso c'è Cinciarini che vuole la palla, Bell però prova la penetrazione, poi deve rinunciarci rallentando, si va in pratica all'ultimo secondo di questo primo quarto con Reggio Emilia palla in mano. Green, che secondo Giansanti commette fallo su Cinciarini. Cinciarini ha fatto una cosa da playmaker intelligente, ha visto quanto mancava, non poteva nascere qualcosa di buono con un'azione organizzata perché c'era troppo poco tempo, ha detto ok ragazzi andate via tutti, vado io spalla canestro contro Marcus Green, visto che la differenza d'altezza e di fisico è piuttosto notevole e marcata, trovando così un fallo per i due tiri liberi. Oltretutto causando il secondo fallo di Marcus Green, che fino ad ora è fermo a tre punti realizzati e neanche un assist, per cui decisamente fino ad ora Marcus Green ha sofferto il match qui al Palabigi. Cinciarini che prova a riallungare, 6 secondi e 8 da giocare in questo primo quarto, 3 assist e 6 punti che potrebbero diventare 7 in questo caso. Milano che era rientrata in partita dopo un inizio difficile, Reggio Emilia che però è riuscita a non farsi condizionare dalla lunga interruzione a causa del riposizionamento del tabellone. Intanto ultimi 4 secondi per giocare, Keith Langford in questo primo quarto, si crea lo spazio, va alla conclusione, il tiro della grande che non entra. Riccardo, noi ci ritroviamo tra pochissimo per il commento su questi primi 10 minuti di partita. Oggi non sei più combattuta tra golosità e semplicità. Con Cereal Yo hai tutto in un unico snack. Una morbida crema preparata con yogurt tra due croccanti biscotti e cereali. Vita snella Cereal Yo, la semplicità fa gola. Perché comprare un prodotto contro il calcare, un altro che pulisca in profondità e aiuti a rimuovere i batteri e un terzo per la brillantezza quando ce n'è uno che fa per tre? Via Cali igienizzante 3 in 1. E eccoci di nuovo insieme, 25 a 18 al termine del primo quarto. Reggio Emilia tiene assolutamente botta all'Emporio Armani. Emporio Armani che non è la timida squadra che gioca al Forum, ma non è ancora, o perlomeno non lo è stata fino a questo momento, la squadrona che in trasferta gioca senza nessuna preoccupazione. 25 punti nel primo quarto sono un po' troppi quelli concessi da Milano a Reggio Emilia, che aveva cominciato bene la partita, dopodiché c'era stata quell'interruzione che aveva visto il rientro di Milano, dopo Milano un po' pasticcione in attacco, qualche palla persa di troppo, 4 fino a questo momento le palle perse dalla squadra di Scariolo contro le 0 di quella allenata da Menetti, una partita che comunque è anche molto lunga, sicuramente non è incredibilmente spettacolare, però è ancora in quasi perfetto equilibrio. Niccolò Di Tiene da bordo parquet. Ciao dai Cincia, così è partito l'incontro di Menetti con i suoi giocatori alla fine del primo quarto. Abbiamo problemi in difesa, siamo troppo leggeri, voglio più cattiveria e più grinta e poi subiamo troppo sotto canestro. Milano, sì, giustissima la indicazione anche statistica da parte di Riccardo Pittis.
in trasferta quello che riesce a fare molto meglio rispetto a quello che fa al Forum e soprattutto difendere. La difesa milanese, che al Forum è undicesima, diventa la seconda quando gioca in trasferta. Fino ad ora sicuramente c'è stato intanto ancora un fischio da parte di Cerebuk, che deve avere visto qualcosa che non andava ancora una volta, forse nel tabellone. Si riparte con la formazione reggiana in possesso di palla. 2 secondi consumati in questo secondo quarto, qualche problema con le segnalazioni. Non era partito il cronometro dei 24 secondi simultaneamente a quello al cronometro invece dei 10 minuti. Adesso è partito, c'è stato un adeguamento ulteriore nel cronometro complessivo. Cerebuk aveva notato che i 24 secondi erano rimasti fermi, invece erano stati consumati 2 secondi sul tempo complessivo. Adesso siamo in attesa dell'ulteriore segnalazione, si va per sottrazione, ancora qualche secondo tolto dal possesso della formazione milanese. Se la matematica non esatto. È un'opinione, dovremmo arrivare. Dovremmo esserci. Adesso dovremmo esserci. Se 4 davvero sono stati i secondi consumati, allora 4 devono essere i secondi che rimangono in meno all'attacco della formazione reggiana, che è adesso in possesso di palla con uno dei suoi giovanissimi, Silins. Jeremic che scarica ancora per Silins, che prova a puntare Fozis. Jeremic che si aiuta con il tabellone, poi è bravo Riccardo Cervi dall'alto dei suoi 2,14 m. Molto bene Cervi col posizionamento in mezzo all'area. In campo adesso a dare fiato a Marcus Green, Bremer. Fallo intanto contro Langford. Taylor ha cercato un blitz cercando di rubare la palla dalle mani di Langford, però colpendo chiaramente il braccio. Una volta tanto contro Taylor, intendevo dire c'è proprio l'impatto fisico contro Langford in questo senso. Langford che poi deve scaricare per Basile, che vede la dose di cimpo basso, lo tiene molto bene Cervi. Allora ancora circolazione di palla, Basile che deve scaricare sul filo dei 24 secondi. Chiaramente è partito in ritardo il tiro di Langford, aveva ancora il pallone nelle mani prima che scattasse la stop lamp. E anche questo quintetto scelto da Menetti per aprire il secondo quarto, in cui il solo Taylor praticamente è titolare, ha retto molto bene almeno in questo primo minuto. Ancora Donnell Taylor che non si è ancora messo in azione, soltanto 3 punti al suo attivo fino ad ora. Prova ancora Troy Bell contro Air Bremer. Bell che poi cerca un canestro acrobatico e lo trova. Lo trova davvero proteggendosi col corpo nonostante la discreta difesa di Bremer sulla penetrazione. Bremer chiama Radosevic letteralmente con un urlaccio, poi è costretto a chiamare in causa Fozis. Gira Basile su cui c'è Jeremic, va a portare il blocco Radosevic che si allarga. Basile però trattiene per un attimo di troppo il pallone, consente a Reggio Emilia di recuperare palle e di correre in avanti. Taylor appoggio e time out chiamato dalla panchina milanese. Time out perché ovviamente Scariolo vede un meno 13 adesso. Ci sono troppi errori, troppe palle perse nella metà campo offensiva per Milano. Siamo già saliti a 6 rispetto all'ultimo dato statistico nel finale del primo quarto. La squadra di Menetti ha cominciato a difendere con la sua consueta aggressività, a correre appena può, ed ecco il motivo di questo break. Milano che perde poco più di 16 palloni a partita e chiaramente se dopo 12 minuti scarsi di match ne ha già persi 6, comincia ad esserci un campanello più che di allarme per quanto riguarda Armani, l'Emporio Armani Milano. Soprattutto fa impressione il fatto che Reggio Emilia non ne abbia persa neanche una e ne abbia già recuperate 4. Reggio Emilia gioca con la consueta attenzione e solidità soprattutto nelle partite casalinghe. Qui vediamo il dato che riassume quello che hai appena detto tu, cioè le 0 palle perse da una parte contro le 6 fino a questo momento di Milano. Ovviamente
Milano deve cercare di scrollarsi addosso quello che sembra l'apatia tipica dell'Olimpia quando non ha quella concentrazione, non ha soprattutto quell'intensità che le ha permesso di vincere anche l'ultima partita a Roma. Invece fino a questo momento, nonostante Taylor sia un po' in ombra, direi che Reggio Emilia ha saldamente in mano l'inerzia della partita. Alla prossima interruzione, Nicolò Di Fiene che ci aveva chiesto la linea da bordo perché intanto Milano con Langford tornato in campo prova a attaccare il canestro, c'è Hairston, non riesce però a prendere la palla vagante, Troy Bell, lo scarico per Taylor a canestro, non è cambiato granché. Non è cambiato nulla, ancora una volta Troy Bell conduce molto bene questo contropiede con Taylor. Benetti lo aveva provato prima insieme a Cincerini come guardia, adesso Troy Bell è praticamente il play titolare della formazione. Quanto possa fare lo stiamo vedendo, Hairston rimane sorpreso dallo scarico di Radosevic, ma non si fa ingannare ulteriormente. Non ti aspetti mai uno scarico in penetrazione da un lungo, però è stato bravo a Hairston a prendere la palla e a schiacciare in testa a Cervi. Adesso c'è ancora un altro... interruzione, a questa volta è l'arbitro che chiede una sostituzione perché credo ci sia un piccolo taglio su uno scontro subito da Langford, un Langford che sinceramente non mi sembra particolarmente contento di partire dalla panchina. Il suo linguaggio del corpo fin dal primo secondo in cui è stato in campo era quello piuttosto negativo e abbattuto. Vedremo se cambierà i calzini a metà partita. Langford è un giocatore molto superstizioso, quando le cose non gli vanno bene nella prima metà della partita tendenzialmente cerca di cambiare i calzini invertendo il trend, prova a farlo adesso Milano più concretamente col contropiede che si conclude con tre punti pesanti di Bremer. Tre punti molto importanti per Milano questi in contropiede di Bremer dopo la palla persa da Taylor. Decisamente valgono più dei calzini di Langford. Intanto Reggio Emilia con Cervi in punta si sgomita tra Hairston e Jeremic. Il fallo chiamato contro la piccola milanese. Si è aggrappato al corpo di Jeremic che aveva giocato molto bene in backdoor. Hairston ha chiaramente commesso fallo in questa situazione. La rimessa per Reggio Emilia, primo fallo commesso da Mike Hairston.